Bentornati su questo canale Planeti, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, oggi voglio parlare di un film che mi interessava, anche perché ho visto il trailer 14 volte e mi è entrato talmente in testa che ero curioso di vedere come fosse effettivamente il film. E poi aggiungeteci che io adoro la follia del regista in questione, abbiamo fatto il paio. Sto parlando di un film del 2016 per la regia di Paolo Virzì ed è La pazza gioia. Allora, a me Virzì piace perché riesce sempre a mettere in scena storie diverse tra di loro senza mai tradire la propria poetica. Generalmente è un regista molto solare, sono solari i suoi personaggi, ma è una gioia molto malinconica, perché alla fine c'è un fondo di malinconia meraviglioso e ogni suo film dà da pensare. Difficilmente mi tradisce come regista, nel senso che tutti i film suoi che ho visto mi sono piaciuti. Quale più, quale meno, perché comunque non sto dicendo che sia impossibile che realizzi un film non particolarmente strepitoso, anzi, però in linea di massima tutti mi hanno lasciato qualcosa dentro. In particolar modo io ho amato alla follia Il Capitale Umano, il film precedente a La Pazza Gioia, perché era molto diverso rispetto a quelli a cui ci aveva abituato il regista. La malinconia lasciava spazio all'angoscia, anche all'odio. Era un film che parlava di crisi, di cattiveria umana, di egoismo, menefreghismo, di un'Italia in marcia fino al midollo. C'era un Fabrizio Bentivoglio strepitoso, una Valeria Bruni Tedeschi incredibile. Insomma, mi aveva convinto dal punto di vista interpretazione, ma anche dal punto di vista narrativo, ed era tratto da un omonimo romanzo di Stephen Amidon, scrittore statunitense. Infatti il romanzo è ambientato proprio negli Stati Uniti d'America e c'è stata la polemica del fatto che Virzì avesse ambientato il tutto in Italia, in Brianza. La cosa invece piacque ad Amidon perché lo stesso scrittore sosteneva che, nonostante il contesto fosse cambiato, alla fine la poetica del romanzo era rimasta intatta. Lui quello interessava, quindi l'aveva considerata una buona trasposizione della sua opera. E questo La pazza gioia è stato presentato in questi giorni in concorso a Cannes. Non ho letto le recensioni in maniera specifica perché non volevo farmi influenzare, ma so che è piaciuto abbastanza e posso capire come mai. La pazza gioia è un film veramente ben fatto, è un film che lascia molto. Io l'ho visto già da un paio di giorni, ancora adesso ho alcuni concetti, alcune immagini che mi frullano per la testa. Questo significa che ha sortito un certo effetto sulla mia persona. E protagoniste sono Michaela Lamazzotti, che è la moglie del regista, ma per una volta si può parlare di meritocrazia, perché credo che, anche se non fosse moglie di Virzì, lui l'avrebbe scelta lo stesso, perché comunque sono conosciuti, se non sbaglio, proprio dal punto di vista lavorativo, e lei è veramente brava. È dotata poi di una bellezza magnetica molto particolare. In questo film il suo personaggio, Donatella, è un personaggio fragile, oserei dire già spezzato, ed è spezzato tanto interiormente quanto esternamente. È imbruttita, però ha questa bellezza che ogni tanto dirompe all'improvviso. E l'altra protagonista invece è Valeria Bruni Tedeschi, già citata, che Virzì si sta tenendo stretta dal momento che è veramente, ma veramente brava. Il personaggio che deve da qui Beatrice, l'ho adorato, nonostante sia un personaggio realizzato per irritare lo spettatore. Effettivamente mi ha irritato, ma alla fine mi ci sono veramente affezionato. Sono due personaggi che condividono disagi diversi, ma fondamentalmente simili, perché sono due persone con grossi problemi a livello mentale, ma dove il personaggio della Mazzotti è semplicemente una depressa cronica, quindi una persona che sì, ha tendenze autodistruttive, però ha una percezione più o meno chiara della realtà, a parte per alcune cose che però travisa lei perché vuole fuggire da quella che è la realtà. L'altro personaggio invece, Beatrice, è completamente avulsa dal contesto realistico. Ci sono pochi, brevissimi momenti in cui realizza effettivamente la realtà delle cose, perché entrambe, quando diciamo travisano la realtà,
Lo fanno per un motivo ben preciso, solo che la Ramazzotti sembra un pochino più ancorata, più che altro le cose brutte di questa realtà, mentre invece il personaggio della Bruni Tedeschi è completamente fuori dal contesto realistico, racconta storie anche affascinanti, ma in cui c'è di vero qualcosa, ma per il resto sono tutte baggianate. Insomma, sono due personaggi molto interessanti. Ed è un film quindi che tratta il tema della follia, della malattia mentale in maniera completamente particolare. Non vuole trattarlo per denunciare il modo in cui le persone affette da questi problemi vengono trattate, no, è una storia umana in cui le protagoniste sono per appunto due persone che hanno dei problemi a livello mentale che partono da quello che la vita purtroppo ha riservato loro. E c'è questo sodalizio molto particolare, veramente peculiare, perché comunque sono due persone che difficilmente riescono a legare con gli altri, ma che per qualche motivo si sono trovate, perché di fatto, nonostante i problemi da cui sono afflitte siano diverse, tutte e due sono unite dal fatto di sentirsi emarginate, dal sentirsi non volute, nonostante nella casa di cura dove risiedono siano comunque trattate bene. Vediamo questi personaggi che si preoccupano per loro. Ecco, una cosa che io adoro dei film di Virzì, e questo non fa eccezione, è il modo in cui il regista tratta i personaggi secondari. La maggior parte di quelli che compaiono sullo schermo in questo film non hanno neanche nome. Non sto parlando di personaggi come, ad esempio, la madre di Donatella, che è personaggio della Mazzotti, che è interpretata da Anna Galiena, oppure dal padre, che è interpretato da Marco Messeri, quindi attori che sono contraddistinti dalla loro toscanità. Sapete che Virzì comunque ambienta spesso e volentieri i suoi film in Toscana, spesso i personaggi parlano in vernacolo. Basti pensare ad esempio ad Ovo Sodo, che è uno degli esempi più rappresentativi. Ecco, io non parlo di personaggi che hanno un minimo di approfondimento in più, sto parlando proprio di personaggi secondari di contorno, come ad esempio le degenti di Villa Biondi, che non hanno neanche nome, ma che, porca puttana, per quei pochi secondi in cui compaiono sono talmente ben caratterizzate a livello superficiale che te le ricordi, e ci sono dei momenti in cui mi veniva un po' l'angoscia al pensiero di queste povere persone, quasi letteralmente prigioniere della propria mente, che neanche si rendevano conto di certe cose che succedevano intorno a loro. Insomma, di personaggi estremamente umani, che pure non sono particolarmente sviluppati dal punto di vista psicologico. E questo è il tocco di Virzì, la sua dote: riuscire a renderti interessante anche il personaggio meno approfondito che possiamo trovare in un suo film. È veramente incredibile, è proprio un dono, perché non è facile. Lui lavora su quei pochi secondi in cui il personaggio compare e te lo scolpisce nella memoria. Quindi un film che possiamo considerare anche un road movie, perché fondamentalmente è una sorta di fuga da una realtà che sta stretta alla ricerca di qualcosa che non si riesce a trovare. Quello che i protagonisti cercano fondamentalmente è la gioia. Loro vorrebbero essere felici, perché loro stesse si domandano ogni tanto: ma noi che cosa stiamo cercando? Dove stiamo andando? Da che cosa stiamo scappando? È chiaro che scappano da qualcosa di orribile, una realtà che non riescono, che non vogliono affrontare, perché è una realtà che fa paura a persone che hanno la fortuna di essere in possesso di sanità mentale. Figuriamoci qualcuno che purtroppo la sanità mentale non ce l'ho più, o che comunque cerca di averla ma che non riesce proprio ad afferrarla. È questo, secondo me, il punto, è che le due protagoniste cercano sempre di vivere una vita normale, ma non ci riescono perché i loro demoni tornano sempre a cercarle. E mi è piaciuto in particolar modo il personaggio di Bruni Tedeschi, perché l'attrice è stata bravissima. Come ho detto prima, la Ramazzotti è dotata di un grande talento. C'è una scena in cui racconta una questione cruciale del film, che è qualcosa che io fin dall'inizio avrei voluto sapere, volevo far chiarezza su quello, perché sapevo perfettamente che il regista l'avrebbe
alla fine spiegato, però per tutti i film lì che pensavano chissà che cosa è successo davvero. Ecco, quando Ramazzotti spiega che cosa è successo effettivamente riguardo una certa cosa, lo fa con questo tono piatto, da persona a cui è stato rubato tutto, che non ha più niente, che racconta qualcosa che l'ha fatto male, ma quasi inizialmente quasi con indifferenza, perché ormai lei è stata distrutta, l'hanno completamente rasa al suolo psicologicamente, ma anche fisicamente sotto ogni punto di vista, ed è stata bravissima perché c'è il contrasto tra quello che racconta e le immagini di flashback che invece passano sullo schermo e che ti fanno capire che in quel momento lei invece era gioiosa. Quindi c'è il contrasto tra quello che racconta e l'immagine di lei in quel momento, nel momento in cui sono accadute le cose che sta raccontando. È un contrasto bellissimo, cioè è anche una sinestesia, se vogliamo, perché proviamo una grande malinconia a sentire il tono della sua voce, ma allo stesso tempo le immagini che passano inizialmente sono abbastanza gioiose. E poi c'è il culmine in una scena registicamente incredibile che mi è piaciuta da morire. Dicevo, la Ramazzotti è stata molto brava, ma Valeria Bruni Tedeschi proprio è titanica in questo film, ruba praticamente la scena. Nel Capitale Umano non era protagonista assoluta perché di fatto era un film corale, quindi aveva la sua sottotrama, era anche interessante, anche se non la più interessante, però comunque lei come personaggio ci stava. Qua invece, porca di quella puttana, nonostante sia coprotagonista, sembra quasi che il film ruoti più intorno a lei, perché di fatto lei è quella più solare tra le due, quella più dirompente. Poi però pian piano anche la storia della Ramazzotti si fa strada, lei come personaggio esce dal suo guscio e matura. Quindi sono personaggi che affrontano un viaggio, cioè qui è proprio una sorta di road movie, perché è il classico film in cui le protagoniste devono intraprendere un viaggio purificatore, un qualcosa che poi andrà a cambiare fondamentalmente quelle che sono le loro vite, perché apprenderanno qualcosa che prima non avevano appreso, cambieranno dal punto di vista psicologico, dovranno affrontare quella realtà da cui stavano scappando per poter in un certo senso risorgere. C'è anche l'idea del bagno purificatore, tra virgolette, che ricorre nel corso del film su due livelli diversi, uno dei quali è assolutamente raggelante, e mi è piaciuto perché non mi aspettavo anche la simbologia. Invece c'è anche un po', ci sono un po' di simboli che Virzì ha disseminato nel corso della sua narrazione, una narrazione lineare, pulita, senza troppe sbavature. Mi ha dato l'idea in alcuni momenti che forse avrebbe potuto affrontare in maniera un pochino più profonda e critica la questione proprio del modo in cui, per appunto, queste persone affette da problemi mentali vengono trattate, del menefreghismo che mostra la società nei confronti di persone che hanno questo tipo di problemi. Però mi sono poi reso conto che, l'ho detto anche all'inizio della recensione, non era questa la volontà di Virzì, non voleva realizzare un film di denuncia, voleva semplicemente raccontare una storia, la storia di due persone che devono cercare di raggiungere questa felicità. E poi sono stato molto molto soddisfatto nel modo in cui Virzì ha utilizzato la musica in questo film. Sì, perché solitamente nei film di Virzì la musica ha un ruolo preponderante. Basti pensare ad esempio nella prima Cosa Bella, quando c'è la canzone che dal titolo al film che irrompe, dà proprio un tocco particolare alla scena in questione. Un uso simile ce l'abbiamo in questo La Pazza Gioia, c'è questa canzone di Gino Paoli che ricorre e che irrompe nel film in maniera contestualizzata. Ad esempio, uno dei personaggi attacca il telefono con sulla canzone, mette le cuffie e parte a palla all'improvviso. Quindi mi è piaciuto molto, ma non c'è solo quella traccia, naturalmente c'è anche una colonna sonora originale che sinceramente io ho trovato veramente interessante, molto bella, una musica malinconica che di fatto
ripercorre un po' quell'atmosfera del film, è una musica bella che allo stesso tempo ti trasmette gioia ma anche tristezza, per l'appunto, quindi malinconica in sottofondo, non era musica malinconica in sé, poi diventa malinconica anche per le scene dove viene inserita, però comunque è una musica che rispecchia proprio quel tipo di atmosfera. E non è una cosa facile, perché comunque la scelta della musica non è mai qualcosa di semplice. È anche un film molto particolare, è uno di quei film, non è un film che fa ridere, non è una commedia fondamentalmente, è un film in cui ci sono, è più che altro dei momenti di felicità che però non è vera felicità, momenti in cui tu sei felice per loro perché li vedi felici, ma capisci che è una felicità momentanea, è una felicità che viene utilizzata quasi come sistema di difesa contro un mondo che vuole abbattere queste due donne. Sono due personaggi femminili molto forti, mi è piaciuto che sia un film quasi totalmente femminile, dove la figura maschile è vista male in un certo senso, è come se ogni uomo che compare in scena sia una minaccia. Fateci caso, l'unico non minaccioso è il direttore di Villa Biondi, della casa di cura, è l'unico personaggio che mi sarebbe piaciuto vedere più approfondito, ma ho capito che non era cosa, che non interessava che fosse approfondito. Fondamentalmente tutte le figure maschili che compaiono sullo schermo sono o menefreghiste oppure vogliono fare del male alle due donne. È come se loro dovessero innalzare questo scudo verso non solo la realtà che ha fatto loro del male, ma anche verso questi uomini che hanno fatto loro del male, perché entrambe hanno un passato legato a figure maschili che di fatto non hanno fatto nient'altro che complicare le cose, che approfittare di loro. Per cui è interessante notare questo. Poi c'è anche la questione del personaggio di Valeria Bruni-Tedeschi, che invece a tratti vediamo come una sorta di predatrice che si approfitta delle persone a prescindere dal sesso qui e se stesse appartengono. Una cosa, non sto dicendo che questo film di Virzì sia un film che vada contro la figura maschile che dipinga tutti gli uomini come li mostri, no. Dico solo che la figura maschile, i personaggi maschili che sono nel film, nel contesto in cui sono calate le due protagoniste, sono delle minacce, ma per loro, non per il resto del mondo, capito? Perché? Perché sono due donne che hanno sofferto tantissimo. E questa questione della figura maschile ingombrante è semplicemente un modo per far capire come queste due ragazze siano state divorate dalla realtà e siano state spesso bistrattate in quanto creature fragili, non in quanto donne, in quanto persone fragili, perché hanno trovato persone che si sono approfittate di loro e cercano di risollevarsi, ma è come se la società non glielo permettesse. E ad esempio un altro esempio di figura maschile che non esce proprio benissimo in questo film è quella del padre di Donatella, che ho già detto è interpretato da Marco Messeri, attore caratterista toscano che penso molti di voi conosceranno. Lui secondo me qua è stato molto bravo, per quanto compaia pochissimo, e qui proprio mi è salito l'orrore, lo schifo, perché è pazzesco come questo personaggio non si comporti in maniera buona, però alla fine non ti sembra neanche cattivo sulle prime, capito? Non è che si comporta con cattiveria, ha questa rassegnazione dentro terribile che mi ha veramente fatto pensare, porca puttana, ma che cazzo di personaggio? E anche in questo caso è tutto merito di Paolo Virzì, che tra l'altro ha coscritto la sceneggiatura di questo film, come fa spesso. E perché dico questo? Perché semplicemente il personaggio di Marco Messeri compare in scena
veramente poco, ma è tratteggiato in maniera perfetta. Sarà anche perché se ne è parlato spesso nel corso del film, c'era questo mistero che avvolgeva la figura, padre Donatella, ti chiedevi che tipo fosse, quale fosse il rapporto tra i due. Lui fa parte di quella porzione di realtà che Donatella ha in sostanza un po' reinventato nella sua testa. È quello che dicevo prima. Il personaggio della Ramazzotti, a differenza di quello di Valeria Bruni Tedeschi, lo vediamo più sgamato, sembra riuscirsi a rapportare alla realtà in maniera un pochino più consapevole per quanto riguarda le cose brutte soprattutto. Quindi magari c'è un momento in cui due personaggi incontrano queste due barbone che stanno delirando e allora Ramazzotti dice no, non sta a dar loro retta perché non vedi che stanno dicendo cose che non hanno senso, capito? Dove invece Valeria Bruni Tedeschi non si accorgeva di questa cosa, cercava di relazionarsi con quelle persone. E poi però ci sono le cose che le hanno fatto più male che lei cerca di rielaborare perché non vuole affrontare questa realtà che le ha già tolto fin troppo. E il personaggio di Valeria Bruni Tedeschi invece, Beatrice, fa tutt'altro. Quando veniamo a sapere un po' la loro storia, rimaniamo abbastanza libiti, perché una cosa che sono riusciti a fare molto bene in questo film è stato il centellinare le informazioni e darti prima di tutto una caratterizzazione molto profonda dei due personaggi, in modo che ti affezioni a loro e poi vuoi sapere qual è la loro storia. Fin dall'inizio ti buttano lì degli indizi, dei chicchi, mettiamolo così, narrativi in cui tu a cui tu, diciamo, ti aggrappi in un certo senso per ricostruire qual è la storia di ciascuno dei due personaggi, perché sei interessato. E alla fin fine non è che ci dicano poi proprio tutto. Alcune cose sono facilmente intuibili, perché le apprendiamo da dialoghi tra personaggi. C'è una sola cosa, un solo avvenimento che viene più che altro approfondito tramite una sorta di spiegone, ma non è neanche un vero spiegone, perché di fatto è una sorta di sfogo, è quello sfogo di cui parlavo prima, quel monologo bellissimo e contraddittorio del personaggio Ramazzotti che fa il paio con una regia, secondo me, veramente consapevole, una regia anche tagliente, perché questo film comunque da un punto di vista tecnico è veramente ben realizzato. La fotografia è luminosa, è calda, in contrasto con certe situazioni che vedono le due protagoniste in difficoltà. E poi la regia è veramente ben fatta. C'è proprio questo momento in quel monologo, in questo contrasto tra come lei sta raccontando la cosa e come appare con la fotografia, che l'impressione diventa desaturata perché è un flashback, e culmina tutto in un momento che è bellissimo da vedere, e anche qui c'è il contrasto, bello da vedere, terribile però quello che sta mostrando, cioè, capito? La scena in sé è suggestiva, però ti manda un brivido lungo la schiena, perché è una suggestione negativa, cioè ti dà allo stesso tempo un grande senso di pace e un grande senso di angoscia, perché quello che sta accadendo è terribile, è terrificante. Quindi quella scena rappresenta, secondo me, proprio l'essenza del film, perché è qualcosa che in superficie è bello, è tranquillo, qualcosa che fa, che ti dà quasi un senso di quiete, quella gioia di cui parlavo prima, ma in sé, in sostanza, è qualcosa non solo di malinconico, ma anche che ti mette addosso una certa paura, no? Quindi è un film che vive di contrasti, che fa del contrasto il suo punto di forza, in maniera un pochino più tagliente rispetto agli altri film di Virzì, perché ad esempio Tutta la vita davanti, a me è piaciuto da morire, film che per l'appunto aveva dei risvolti anche grotteschi in alcuni momenti, ma che per l'appunto aveva questa gioia superficiale, questa felicità superficiale. E poi invece quello di cui trattava era qualcosa di abbastanza triste, c'era quella malinconia di cui parlavo. In questo film ancora di più, perché comunque è un dramma umano sicuramente più, che affonda le radici di più nel profondo rispetto a Tutta la vita davanti, ma anche Ovo Sodo era un film di quel tipo. Ovo Sodo, forse in Ovo Sodo prevaleva di più l'elemento di gioia, perché alla fine era una sorta di tranche de vie, una
una vita normale in un quartiere particolare, insomma, è stato il quartiere Ossodo di Livorno. Però capito, diciamo che questo film è un po' rappresenta una maturazione di quella poetica di Paolo Virzì di cui parlavo prima, capito? Va bene il mettere la caratterizzazione superficiale che ti esprime un certo sentimento per poi arrivare in profondità e provare un altro, ma qui viene fatto tutto in maniera molto molto più come dicevo prima, approfondita, in maniera più viscerale. È un film molto viscerale, mi è piaciuto da morire, e come ho detto anche all'inizio, ancora adesso ci sto rimuginando, sto riflettendo. Mi è piaciuto molto il finale aperto. Io adoro quei film in cui mostrano la maturazione di alcuni personaggi e poi ecco che dopo il film c'è la vita, capito? Quindi a me non è uno di quei film che hanno il vero e proprio finale e in cui si chiude tutto, perché alla fine anche questo film racconta la porzione di vita dei due personaggi, quella porzione in cui la loro vita stessa andrà a cambiare, andrà a subire una spinta, un qualcosa che rimescolerà le carte in tavola nell'esperienza che vivono i personaggi. Insomma, questo è interessante. Quindi è un film che ti mette davanti ad un set di personaggi, situazioni che ti scatenano emozioni contrastanti. Io in alcuni momenti disapprovavo quello che facevano i personaggi, non perché sia io moralista o bacchettone, ma perché mi spiaceva che si mettessero nei guai. Proprio io stavo male all'idea che questi personaggi a cui mi ero affezionato facessero qualcosa di obiettivamente sbagliato. Insomma, lo vedevo come una cosa quasi terribile, pensavo: ma perché? E questo significa che il regista è riuscito a renderti talmente bene sullo schermo che tu temi per loro quasi che fossero persone realmente esistite, e in cui magari ti identifichi. Io poi sono sempre stato molto sensibile circa la rappresentazione di storie che vedono come protagonisti personaggi che hanno problemi mentali. Non so bene perché, ma ho sempre avuto una sorta di empatia con personaggi di questo tipo, perché poi Virzì qui ti fa proprio vivere la loro angoscia, l'idea del trovarsi soli senza neanche magari a volte riuscire a capire bene che cosa sta succedendo, o peggio ancora magari capendolo e provando questo senso di angoscia terrificante che ti dà l'idea che da quella situazione non uscirai mai più. Quindi insomma l'hanno presentato bene. Io sono molto sensibile a questo tipo di cose, quindi probabilmente il film mi è arrivato ancora di più proprio per quello. È un film che consiglio a tutti, per me si merita un bel 8 come voto, perché davvero è ben fatto. Non magari, ripeto, come Capitano Romano, ma perché non vuole essere quel tipo di film. È un film che vuole scatenare emozioni completamente diverse e raccontare una storia differentissimo, quindi è anche difficile mettere a paragone. C'è sempre Virzì, ma forse è l'unico film in cui Virzì aveva mostrato una sua anima ancora più nera, ancora più profondamente tormentata, per cui sono due film, secondo me, su due piani completamente differenti e impossibili da accostare veramente. Quindi il mio voto per questo film è 8. Io adesso vorrei fare un po' di spoiler, così vi racconto un po' quella che è stata la mia sensazione nel vedere certe scene, che sono veramente belle sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista narrativo, dal punto di vista del contesto, della regia. Insomma, un film davvero che consiglio di vedere a chiunque. E superate il pregiudizio relativo al fatto che è un film italiano. Basta, ormai mi ha dimostrato che il film italiano, porca puttana, ha molto da raccontare ancora, ma con Virzì non c'è mai stati dubbi. Se non conoscete questo regista, se non avete mai visto un suo film, andatevi a recuperare film come Ovo Sodo, Caterina Vancittà, Tutta la vita davanti, Il Capitano Umano, questo tra le altre cose, se non sbaglio, è il 12° film di Paolo Virzì, che ha una carriera abbastanza lunga alle spalle. Per cui vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, veramente grazie, grazie, grazie. Adesso vorrei, per appunto, dirvi un pochino nello specifico cosa penso di questa pellicola. Quindi, se non avete ancora visto il film, vi sconsiglio vivamente per seguire la visione del video, e lasciate invece un commento qua sotto senza fare spoiler, se potete. Se lo fate, basta che scriviate, lo dici tu a spoiler a carte cubitali, così siamo a posto, lasciando un po' di spazio sotto per non rovinare
la visione a chi ancora non l'ha visto. Fatemi sapere se siete d'accordo con detto, se non siete d'accordo, perché non siete d'accordo, vi si crea una solita area di discussione. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, se non avete ancora visto il film. Se invece l'avete visto, volete sapere la mia più nello specifico, dispenso da 3, 2, 1. Allora, il personaggio di Donatella mi ha affascinato tantissimo, perché la vediamo entrare in scena fin dall'inizio, solo che non ci viene mostrata chiaramente. Capiamo che quell'immagine con cui si apre il film è quella che sarà quella più centrale, tra virgolette, ovvero di questa donna che spinge un passeggino e poi si ferma davanti a questo mare sconfinato azzurro, e c'è un treno che passa che ci impedisce di vedere bene che cosa stia facendo. Ecco, è Donatella, abbiamo capito subito, la vediamo arrivare con le labbra spaccate, una gamba immobilizzata da un tutore, con le stampelle, e vediamo il personaggio vedere Bruno Tedeschi, che è una di quelle che dicono sempre date cosa fare, ma che lei stessa alla fine non fa nulla. Capiamo che è una nevrotica, che si è costruita una realtà tutta sua, probabilmente per non affrontare quella che invece è la realtà dei fatti, che lì la struttura dove è degente la tollerano, diciamo, però in fondo le vogliono bene perché non è una persona cattiva, e anche che lei non lega facilmente con le altre persone, e l'unica persona con cui legherà è Donatella. Ma è bello perché il loro rapporto inizia quasi casualmente. All'inizio Donatella non sopporta molto Beatrice, ma semplicemente perché Beatrice si è finta la dottoressa per ficcanasare nella sua vita. Peraltro è pazzesco come sia molto brava a recitare, non tanto la Bruno Tedeschi, ma il personaggio, no? Perché di fondo lei ha recitato per tutta la vita. Quindi Donatella è un personaggio fragile, e quella più forte sembra quel personaggio Valerio Tedeschi, Beatrice, ma in realtà poi sono fragili entrambi, e l'una sarà la stampella dell'altra, anche se in alcuni momenti litigheranno. Addirittura c'è un momento in cui Donatella, esasperata, spacca una bottiglia in testa a Beatrice, che sta diventando aggressiva e violenta, perché probabilmente è in crisi di astinenza per i medicinali. E è pazzesco come alla fine però loro due si trovino sempre, siano sempre bene insieme, come se si completassero in un certo senso. E il rapporto con gli uomini per entrambe è molto travagliato, perché da una parte Donatella è stata trattata in maniera ignobile da questo suo principale, che aveva questo 7-Apple, questo night club, questo locale notturno dove era cubista. L'ha messa incinta, l'ha avuto il figlio, ma lui non l'ha voluto riconoscere, dicendo che lei andava con tutti, che poteva essere figlio di chiunque. E verso la fine c'è questa scena in cui Donatella, quella di cui parlavo prima, racconta ormai a pezzi, perché lei non può vedere suo figlio per quello che è successo, e che noi non sappiamo ancora bene cosa sia successo. E nel momento in cui sono viareggio con lei, con Donatella, che in un impeto di rabbia spacca il vetro di questa banchina pubblicitaria con una capocciata, si mettono sul lungomare, quindi lei inizia a raccontare, perché ha appena visto di straforo il figlio andando a spiarlo nel giardino della casa dove viveva con la nuova famiglia. E è talmente distrutta, perché capisce che non lo vedrà mai più, che inizia a raccontare con questa voce rotta ma quasi atona, come se ormai non provasse più nulla, e racconta del fatto che gli hanno tolto il bambino perché lei era depressa. Dice: io sono nata infelice, non riesco a essere felice, ma che colpa ne ho? E gli dice: piangi troppo. Allora basta, non piango più. Dicono che sono delle persone croniche, va bene, curatemi, mi hanno portato via figlio. Dice: io faccio tutto quello che volete, proprio remissivo, io non mi rifiuto di fare nulla, ma fatemi vedere mio figlio, io lo farò vedere in questa casa famiglia, le va ogni giorno. Un giorno lo prende, non l'aveva potuto, ma lo fa, va a fare un giro, credo al carnevale di Viareggio, perché va a vedere i carri, e incontra il padre, il bambino con la famiglia, perché il verme era pure sposato, va a parlargli, e lui la tratta per appunto in malo modo, dicendo quelle cattiverie di cui ho parlato poco fa. E lei in quel momento racconta di essere andata su questo ponte e di essersi tuffata con il braccio del bambino, dicendo che in quel momento loro erano felici. Cioè, tutti, cioè, poi ha detto omicidio, ha tentato omicidio. No, ma loro non hanno capito, noi eravamo felici. E tu vedi il bambino mentre affoga
con questo sorriso che gli si forma sulle labbra e lei che è in pace. Quindi questa scena con il blu del mare, le profondità che li accolgono, una pace, una quiete incredibile, la musica anche che rappresenta questa malinconia, questa quiete, intrecciate, e tu pensi che senso di pace, ma poi ti viene in mente, cioè proprio per un secondo dice che senso di pace, poi pensi, ma un momento, ma questa si sta ammazzando col bambino in braccio, e tu dici, ma è terribile, come può una cosa del genere comunicarti un senso di pace, porca puttana? Perché? Perché in quel momento noi non stiamo guardando la scena da un punto di vista realistico, è il punto di vista di Donatella che prende vita. Donatella è affetta da una depressione terribile. Una persona depressa non è una persona malata di mente, è una persona che in quel momento non, proprio gli è stata risucchiata ogni capacità di reagire, ogni capacità di essere positiva, di essere felice. È una situazione grave, temporanea, grave, però, capito? Quindi è un qualcosa che sicuramente si può in qualche modo curare, recuperare, ma è veramente una brutta bestia, la depressione. Quindi in quel momento Donatella non è lucida, in quel momento Donatella era devastata dall'incontro col padre del bambino e quindi ha pensato, io e te possiamo stare insieme solo così, cioè nella morte. Cioè in quel momento lei non pensava neanche alla morte in sé, pensava alla felicità che avrebbe avuto con suo figlio, lontano da tutti, dove nessuno poteva è terribile. Cioè, capito? È proprio lì, è proprio la rappresentazione della depressione. Proprio, è proprio in quel momento, è proprio la rappresentazione di questa bestia che divora tutto quello che c'è all'interno della. È come un parassita, qualcosa di terrificante. È una cosa orribile. E lui la trova rappresentata in questa scena. No? In questa scena dove proprio l'ultima spiaggia per la felicità è quella di allontanarsi tutto da tutto nella morte. Qualcosa di terribile. Lei cercava la felicità con il figlio. E capite che è una cosa un po' distorta, no? Perché prima diceva, prima si sentiva il personaggio diceva, ma noi cosa stiamo cercando? E la Valeria Bruno Tedeschi dice, la felicità, la gioia, capito? E è pazzesco che in quella sua depressione a un certo punto la felicità, il stare in pace col figlio l'andasse a cercare in un gesto così terribile, così tremendo. Cioè, capito la potenza di quel momento. E parlavo del bagno purificatore. Allora, il fatto che lei si tuffi col figlio, diciamo che dal suo punto di vista era una sorta di purificazione. E poi alla fine, quando Donatella scappa, perché l'hanno investita, quindi scappa perché non vuole farsi perdere, per portare fondamentalmente in manicomio, cosa succede? Si addormenta sulla spiaggia e viene raggiunta dal figlio, perché quando lei lo spiava nel giardino, la madre adottiva aveva detto, dai che domani si va al mare, tu dici, oh cazzo, e lei inizia a dialogare col figlio, fanno il bagno assieme, mentre i genitori adottivi la guardano e le danno il permesso tacitamente, seppure siano preoccupatissimi, perché capiscono che è giusto, capiscono che lei non è pericolosa, che quello che aveva fatto quando lì era piccolo, quando il figlio era piccolo, lo aveva fatto perché era in un momento di tale solitudine, di tale depressione, che nessuno era riuscito ad aiutarla, che era arrivata a compiere un gesto estremo, ma che non l'avrebbe più fatto, che si era resa conto di che non era una cosa che avrebbe dovuto fare. Quindi è una, diciamo, una seconda possibilità, sempre nel contesto dell'acqua, nel contesto del mare, ma in maniera diversa, in sicurezza, con una Donatella che ha una nuova spinta, che senza essersene resa conto è cambiata, ha avuto un'altra percezione della realtà grazie all'avventura vissuta col personaggio di Beatrice. Bellissimo questo parallelismo, no? Il bagno della morte e il bagno della gioia. Sono due cose differenti, due bagni purificatori in maniera completamente, visti in maniera completamente differente. L'uno nella visione distorta e malata del momento di terribile e feroce depressione della protagonista, l'altro invece quando lei è relativamente più lucida, ha affrontato un qualcosa che l'ha cambiata in un certo senso. E il personaggio di Beatrice invece, quando capiamo perché lei è una che ha sposato questo ricco avvocato, il quale è ancora innamorato di lei, Bob Messini, perché quando lei scappando va da lui, la moglie con i bambini se ne vanno, lei l'ex moglie, la nuova compagna con i bambini se ne vanno e lui rimane con lei e hanno un rapporto sessuale, perché lei comunque, diciamo, ne sta approfittando di quest'uomo. E lei si è innamorata di questo truffatore che vediamo in una scena del film, che è una persona veramente ignobile, che sta approfittando della follia di questa donna per storcere del denaro. Insomma, lei è innamorata di questo personaggio assurdo. Poi incontriamo i genitori di Beatrice,
E scopriamo che lei ha rovinato la vita un po' a tutti, perché andando presso questo Renato, che era un truffatore, ha firmato delle carte che l'hanno costretta a risarcire le persone truffate, perché è stata truffata a nome suo, anche se non lo sapeva, e quindi anche i genitori avevano visto il patrimonio di famiglia dilapidarsi. C'è questa scena surreale di loro che sono nella villa di famiglia che è stata affittata per un film, per fare un film, con loro che scappano vestite da figuranti anni 50 su questa cabriolet, scappando come se fosse Thelma e Louise, no? C'è la citazione di Thelma e Louise che mi piaceva tantissimo. Peraltro l'avvocato Pierluigi, l'ex marito di Beatrice, è Bob Messini, questo cameo di Bob Messini, penso anche lui un caratterista particolare, questo personaggio comico patetico. E quindi insomma è questo, e anche a me ha colpito molto anche il momento in cui Donatella si confronta col padre, che gli dice però tu devi capire, io purtroppo sono messo male, gli dà le date i soldi, però dice no, devi capire come stanno le cose, capire che tua madre è un po' pazza, che la madre era una fuori di testa, che faceva la badante a questo generale che aveva promesso di rilasciarle tutta la sua eredità, ma in realtà i figli avevano interdetto e lei non se ne rendeva conto. Anche la madre è un po' avulsa dal contesto della realtà, e capiamo che ha permesso che il figlio di Beatrice e di squadra di Donatella andasse in affidamento. Insomma, c'è della ruggine tra le due, e il padre invece aveva abbandonato la bambina quando era piccolissima, e lei aveva questo attaccamento a questo padre che non c'era mai stato, perché non voleva affrontare la realtà del fatto vero che il padre l'avesse abbandonata. E anche quando viene detto che lei potrebbe non andare in internamento se il padre se la prendesse in carico, il padre le fa questo discorso, dice no, ma io non posso, però dai, ti voglio bene, e se ne va. Quindi in sostanza se ne è lavato le mani, cercando di farlo in maniera elegante, ma se ne è comunque lavato le mani. Quindi questa cosa mi ha distrutto dentro, perché ho detto ma porca puttana che essere di merda. Quindi questo è quello che mi ha colpito di più per quanto riguarda questo La pazza gioia di Paolo Virzì. Fatemi sapere anche voi in un commento qui sotto cosa ne pensate di quello che ho detto, se siete d'accordo, se siete d'accordo, se siete d'accordo, perché non siete d'accordo. Contrassegnate sempre il commento con la dicitura spoiler, se ne fate, mi raccomando. Quindi io vi abbraccio ancora, grazie mille per avermi seguito fin qui, noi ci vediamo al prossimo video.